Ciao. 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 Nome? Niente. Gaia. Classe? Quinta B Tour. Quinta A Tour. Di quale esperienza ci vuoi parlare? Di un'esperienza personale in ambito lavorativo. Dell'esperienza lavorativa che ho fatto durante quest'estate. Di cosa ti occupavi? Io ho lavorato a Cervia in un ufficio, quindi dal punto di vista amministrativo di una società. Sono stata addetta al ricevimento in un hotel 3 stelle a Milano Marittima. Ti è servita questa esperienza? Sì, direi di sì, perché sono riuscita a crescere sia dal punto di vista di conoscenze mie in ambito scolastico, ma anche in una situazione, una crescita personale, perché ho intrapreso un percorso autonomamente. Sì, perché sono anche riuscita ad andare oltre alle nozioni scolastiche e a mettere in pratica tutto ciò che la scuola mi ha permesso di imparare. Ti è stato utile ciò che hai studiato? Sì, direi di sì, anche grazie alla postazione che avevo, comunque lavorando in ufficio sono riuscita a vedere le cose teoriche che ho studiato essere applicate. Sì, ma penso comunque che ciò che ti dà la scuola è solo un 50% della tua formazione, il restante 50% sarà l'esperienza a dartela e questo è stato un buon modo. La consiglieresti? Sì, la consiglierei molto, soprattutto in questo momento della nostra vita, perché penso che è un'esperienza che si deve fare ancora prima di finire il percorso scolastico, giusto per dare a ognuno di noi l'opportunità di scoprire i punti di forza e i punti di debolezza di ognuno di noi e quindi anche le cose che ci piacciono e che ci piaceranno fare, quelle no, in un futuro. Sì, in ogni caso qualsiasi tipo di esperienza lavorativa si scelga di intraprendere, che sia coerente o meno col proprio corso, che sia coerente o meno con i propri gusti, penso sia fondamentale che uno studente la provi in modo da quantomeno andare per esclusione per quanto riguarda le sue scelte future. Grazie mille. Niente. Ciao.